disse: la follia lascia sempre intatto un resto di ragione. Secondo un ideale comune, l'essere folli, pazzi, corrisponde all'agire senza ragionare, compiendo talvolta atti disumani ed incomprensibili. Ma non sempre è così. Questa follia razionale è stata nel 1900 protagonista di uno scenario storico surreale ed ingiustificabile, come quello dell'Action T4, un programma che affondava i suoi artigli nel concetto di eugenetica. Ma che cos'era l'eugenetica? Questa disciplina nacque alla fine dell'Ottocento e trovò il suo massimo sviluppo con l'avvento dei regimi totalitari. Essa si interessava a tutto quell'insieme di teorie pratiche volte a migliorare le varie caratteristiche genetiche. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Hitler premise la realizzazione del suo tanto agognato progetto, Action T4. Era un programma nazista di eutanasia, prevedeva la soppressione di persone che, secondo le autorità, erano affette da disabilità motorie e psichiche. Queste vite erano ritenute vite indegne di essere vissute e rappresentavano per lo Stato delle vere e proprie zavorre. I malati venivano prelevati dalle proprie famiglie per poi essere sterilizzati e rinchiusi in apposite cliniche. A subire questi soprusi erano per lo più bambini e ragazzi. Corden era una grande clinica con sede a Brandenburgo, all'interno della quale vi era un reparto infantile, dove si seguivano brutali uccisioni ed esperimenti sui bambini. In poco tempo, luoghi come questo proliferarono in tutti i territori occupati. Il più delle volte i bambini morivano di overdose causata da farmaci comuni. Molte di queste morti non erano immediate, ma lente e travagliate. Ma cosa spinse a compiere tali atrocità? Le motivazioni erano varie. Innanzitutto si agiva per estremismo ideologico. I malati erano ritenuti dallo Stato un peso economico. Altra causa era il timore. Molti medici e psichiatri avevano paura di andare contro le direttive del Terzo Reich, mentre altri si nascosero dietro l'ideologia nazista per compiere atti di dubbia moralità. In terzo luogo si voleva agire a scopo terapeutico, poiché la morte era ritenuta l'unica medicina per porre fine alle sofferenze degli internati. Ma non solo, un'altra motivazione convergeva nell'intento scientifico. Questo periodo rappresentava di fatto per i medici una vera e propria occasione per poter sperimentare i propri studi sui pazienti. Uno dei più influenti psichiatri dell'epoca fu Fanfuller, direttore di uno dei reparti a Brandeburgo, dove propose la sua dieta speciale. La maggior parte dei pazienti morirono per mano della malnutrizione scaturita da questa dieta priva di grassi. Tutto ciò riguardava soprattutto i ricoverati più forti. Questo evento è stato uno dei più significativi ed ha cambiato in negativo il corso della storia, provocando un dolore e un vuoto incolmabile nella memoria dell'umanità. La lucida follia nazista è partita proprio da qui, dall'assurdo concetto dell'essere indegni. Ma indegni di cosa? Bambini, ragazzi, adulti sono state le prime vittime di questa silenziosa carneficina, sono stati i primi a subire l'orrore del nazismo, sono stati i primi a morire soli ed agonizzanti, lontani dall'amore delle proprie famiglie, dallo sguardo dolce e dall'abbraccio di una madre, dal sostegno di un padre, per mano di una società corrotta e disgustosa. E no, queste non erano vite indegne, ma vite degne di essere vissute. Non erano zavorre, ma erano tesori della società. Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso. Di Hannah Arendt.